E andiamo a vedere cosa è successo nel 12° round dell'MXGP FIM World Championship Gran Premio della Repubblica Ceca. Lockett si parte come sempre con gara 1 della classe MX2 dal centro del piazzale di partenza, dal cancello di partenza migliore, e scatta e conquista la sesta All Shot Fox stagionale. Jago Gers davanti a Kevin Orgmo con la Kawasaki FNH e la KTM Red Bull Factory Racing numero 79 di Sasha Coinen. Buona partenza anche per la Honda di McLellan, ma poi contatti che vedono coinvolti il nostro Zanchi, Ciabatti e Sulimani. Nessuno dei tre terminerà la gara, mentre c'è Langenfelder che va all'attacco di Wakeman per la sesta posizione, mentre c'è sempre Adamo che supera Elzinka, ma la caduta è il contatto che farà ripartire il nostro pilota in 19esima posizione, mentre cerca di recuperare per entrare nella top 10, supera Praceras con le bandiere gialle dalla 11esima posizione finale, poi verrà retrocesso in 13esima con ancora De Wolf che supera Koenen, e qui invece c'è McLellan che viene attaccato e superato da Langenfelder, che quindi guadagna la quinta posizione. E poi eccolo qua l'attacco da parte di De Wolf nei confronti di Sasha Koenen, e lo stesso Simon Langenfelder che mette dietro il giovane gemello spagnolo, con Adamo che nonostante riesca a superare Stauffer guadagna 11esima posizione, ma poi verrà retrocesso. Qui Wakeman supera McLellan, un finale convulso con poi il pilota sudafricano che riguadagna la sesta posizione, mentre Gers va a vincere davanti a Horgmo, la sua nona mancia stagionale, a De Wolf, Adamo quindi 13esimo, Ciabatti, Zanchi e Tuani out, Manucci 25esimo, Valeri in 27esima posizione. MX2 gara 2 con Langenfelder con i suoi stivali gialli che riesce a guadagnare la sesta All Shot Fox stagionale. E davanti ancora un ottimo McLellan, partito benissimo, così come Gwender, così come Sasha Coinen, ancora una volta là davanti con la buona partenza anche per Evers, con tutto che fila liscio nella curva che invece ha visto parecchie cadute nel giro precedente. Langenfelder rimane al comando, Gwender inizia a perdere posizioni con Jago Gers che commette un errore e consente al nostro Andrea Adamo di superarlo per guadagnare la quarta posizione, una progressione che inizia proprio dal sorpasso del belga, poi sempre Adamo su McLellan per la terza posizione, paura e ancora sul compagno di squadra Sasha Coinen per la seconda piazza, e poi le davanti c'è il prossimo obiettivo che è Langenfelder, mentre c'è Jago Gers che supera McLellan per guadagnare anche lui in ottima posizione e punti importanti, e poi la risposta di McLellan che va a superare Sasha Coinen, mentre Adamo riesce ad avere la meglio nei confronti nel dodicesimo giro nei confronti di Langenfelder, una progressione incredibile per il nostro Andrea, mentre qui la bagarra ancora in casa KTM tra Sasha Coinen e un Liam Evers che cerca di riprendere posizioni perse nelle fasi di partenza per la sesta piazza. Poi nell'ultimo giro Kai De Wolf supera McLellan che sta perdendo la marmita, il silenziatore lo vedete lì, per guadagnare così la quarta posizione, e Adamo vince la sua prima manche in carriera, la sua prima manche di stagione, grande soddisfazione per lui dopo la vittoria nella qualify race REM del sabato davanti a Langenfelder, a Gers, quinto gran premio di stagione, 21esimo in carriera, 21esimo è Valeri, 17esimo Ferruccio Zanchi, fuori gli altri italiani, con Adamo che mantiene la tabella rossa, Jago Gers che come detto si aggiudica il gran premio con 35 punti di vantaggio nei confronti di De Wolf e 40 su Gers nella classifica del mondiale per il nostro Andrea Adamo. Soddisfatto naturalmente nel poter mantenere la tabella rossa, ma ora andiamo a sentire Jago Gers. Non mi sono sentito a mio agio con la pista, non volevo prendere troppi rischi, è stata comunque una buona giornata, volevo la vittoria comprensiva, l'ho presa, quindi sono davvero felice del fine settimana. E siamo alla Masterclass Lockett Gran Premio della Repubblica Ceca MXGP gara 1 con l'8
nona, All Shot Fox stagionale per Jorge Prado e la sua Gas Gas Red Bull Factory Racing, davanti a Febbre che però va subito all'attacco per guadagnare la prima posizione con Koldenhoff terzo, quarto Vlaanderen, quinto Siwer, che sono tutti ad inseguire il pilota della Kawasaki, e con l'attacco deciso da parte di Jeremy Siwer nei confronti di Vlaanderen per guadagnare la quarta posizione. E poi qui invece c'è Fernandez che attacca Di Geyser, rientrato per la settima posizione, guadagnata dallo spagnolo, e poi ancora lo spagnolo che guadagna la sesta ai danni dell'australiano Kawasaki Evans, mentre c'è Van Orebeck che ha la meglio su un ancora tranquillo Tim Geyser, che terminerà in nona posizione. Quindi in questo caso c'è la perdita di errore da parte di Koldenhoff, che favorisce l'attacco per Jeremy Siwer, che si piazza in terza posizione, mentre lì davanti c'è un'indecisione di Prado che permette a Siwer di guadagnare la seconda posizione, che poi sarà quella conclusiva alle spalle di Romain Febvre. Quindi Siwer, Prado, nono, come detto terminerà Geyser, quinta manche stagionale per Febvre, 17° Forato, 20° Lupino, 24° Monticelli, 29° Alberio, poi Guarise e Dal Bosco, 32° e 33°. MX GP gara 2 con l'All Shot Fox da conquistare. Per l'ottava volta stagionale se la porta a casa Jeremy Siwer e la sua Yamaha Monster Energy, con Febvre subito alle sue spalle, ma presieduto in curva, superato da Jorge Prado che cerca di non lasciar scappare il pilota elvetico. Ancora nuova la partenza per Vlaanderen, una piccola indecisione di Prado permette così a Febvre di passare in fondo alla discesa il leader del campionato, e poi lo stesso Vlaanderen fa altrettanto nei confronti di Prado, guadagnando la terza posizione. E poco dopo Romain Febvre conclude il suo inseguimento ai danni di Jeremy Siwer, e al sesto giro precisamente riesce a prendere il comando il francese della Kawasaki Factory Racing Ice One, la caduta di Jeremy Siwer, che quindi lascia la seconda posizione e viene superato da Vlaanderen e anche da Jorge Prado, quindi perde due posizioni con Vlaanderen e con Koldenhoff che attacca e supera Fernandez, mentre la seconda delle due cadute di Febvre quando era in testa, che permettono prima Vlaanderen di passare e poi anche di passare per Prado e gli altri, mentre quindi Vlaanderen al comando, che torna alla vittoria dopo il Gran Premio di Sardegna dello scorso anno, prima manche stagionale davanti a Prado, a Siwer, terzo, quarto Febvre, e poi i nostri 10° Forato, 12° Lupino, 15° Monticelli, 24° Alberio, 28° Dal Bosco, Guarise out. Terzo Gran Premio vinto consecutivamente da Romain Febvre, che però vede un Prado guidare la classifica con 104 punti su Febvre e 149 su Siwer. Sempre tabella rossa lo spagnolo della Gas Gas dall'inizio del campionato. Febvre che comunque è felice per la vittoria, per aver conquistato questo gran premio, e con la tabella rossa nelle mani di Jorge Prado andiamo a sentire Romain Febvre. Sono davvero felice di vincere, perché ho commesso due grossi errori nella seconda manche, stavo completamente al comando, ho caduto, sono rialzato, sono ricaduto, e quindi è stato difficile, ma ho potuto capitalizzare finendo quarto assoluto e vincendo un altro gran premio. Sono veramente felice, ed ora appuntamento al prossimo weekend con il gran premio delle Fiandre a Lommel con MXGP, il grandissimo motocross.